Con i nuovi casi di contagio in discesa, ma la paura di una terza ondata, la parola d'ordine resta massima cautela. E così, mentre si ragiona e si confronta sul nodo dei viaggi di Natale, tramonta l'ipotesi di un ritorno tra i banchi a dicembre, caldeggiato dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Il governo è orientato verso una riapertura delle aule il 7 gennaio 2021, a festività concluse, accogliendo così le istanze dei presidenti di regione. Ieri sera è emersa anche l'ipotesi che potrebbe avviarsi una riduzione graduale della didattica a distanza per le classi superiori già da dicembre, forse da metà mese, ipoteticamente a partire dal 14, una possibilità su cui si starebbe discutendo nel governo e che sarebbe caldeggiata in particolare dal Movimento 5 Stelle. L'orientamento prevalente è riportare tutti in classe nelle zone gialle non prima del 7 gennaio, ma nelle aree a più basso contagio, dove ad oggi per le superiori c'è didattica a distanza al 100%, i liceali potrebbero gradualmente rientrare a scuola già nella metà di dicembre, magari riducendo la percentuale della data. Il confronto è aperto in vista del varo del nuovo DPCM. Tutte le scelte, viene sottolineato, sia quelle su dicembre che quelle su gennaio, dipenderanno dai dati del contagio, costantemente monitorati dall'esecutivo insieme al CTS e all'ISS.